Cameron, giornata sesta, novella quarta, la novella di Chichibio. Allora, questa novella è raccontata da Neifide e la tematica della giornata sesta è quella dell'arte della parola, di come un protagonista spesso attraverso una pronta battuta riesca a uscire da una situazione, diciamo, di difficoltà. Allora, raccontiamo la trama di questa novella, che può essere suddivisa in quattro parti. Allora, la prima parte sia la descrizione di Corrado Gianfigliazzi, banchiere fiorentino realmente esistito, e è descritto come un uomo onesto, un notabile cittadino, liberale, magnifico, che era anche dedito alla caccia. E un giorno riesce a catturare una gru che voleva cucinare per un pranzo che aveva organizzato. Allora la porta al suo cuoco, cuoco veneziano Chichibio, per fargliela cucinare. Mentre però Chichibio stava in cucina, entra la fidanzata di Chichibio, Brunetta, che vuole a tutti i costi avere una coscia di questa gru. Alla fine Chichibio si lascia convincere e le cede una coscia di questa gru. Quando viene servita, però, Corrado si accorge di questa mancanza e chiede spiegazione al cuoco, che con grande sfrontatezza dà una risposta sbagliata, dicendo che, come ben sa, le gru hanno una sola zampa. Chiaramente, cacciatore esperto, Corrado si sente preso in giro. Allora dice: come hanno una sola zampa? Va bene, fai così lo sfrontato, mi dimostrerai il giorno dopo, che andremo a fare una spedizione in campagna, che le gru effettivamente hanno una sola zampa. Quindi il giorno dopo vanno e con grande preoccupazione, chiaramente per Chichibio, che sapeva di aver detto una stupidaggine, vanno al fiume e vedono che le gru stavano riposando e quindi avevano una zampa alzata, quindi sembrava che avessero una zampa sola. A quel punto, però, Corrado, che sa la situazione, urla all'improvviso un oh oh oh, le gru si spaventano, la zampa che tenevano alzata la abbassano e quindi iniziano a muoversi mostrando che hanno due zampe. E lì arriva l'imprevedibile esito, quindi la battuta di spirito di Chichibio, imprevista. Dice: padrone, ma se anche ieri lei avesse urlato alla gru che aveva nel piatto, oh, anche lei sarebbe fuggita e avrebbe mostrato le altre due zampe, che possedeva due zampe. Quindi a quel punto c'è questa battuta imprevista che fa ridere Corrado, e attraverso questa risata Corrado dimentica, diciamo, l'alterazione avuta, la rabbia avuta nei confronti di Chichibio, e quindi finisce bene per Chichibio, che non sarà punito dal padrone. Andiamo a vedere le tematiche principali che abbiamo. Allora, la prima è che sia uno scontro sociale, cioè visibile già nella descrizione dei due personaggi. Quindi abbiamo un personaggio di ceto sociale elevato, che è appunto Currado, e invece Chichibio, che è di ceto sociale basso, quindi è, diciamo, il servo. E lo si vede già nella descrizione, dove la descrizione di Corrado è scarna ma precisa. Abbiamo detto quindi banchiere, nobile cittadino, liberale, magnifico, dedito alla caccia, cioè lo caratterizzano bene come nella sua figura sociale. Mentre la descrizione di Chichibio è fatta per epiteti, cioè per aggettivazioni spesso anche dispregiative, nelle quali si vede anche il sentimento antiveneziano presente a Firenze, che vede a Venezia come una città rivale. Chichibio, per esempio, lo stesso nome è un nome onomatopeico, che si rifaceva al verso del fringuello, o addirittura significava, diciamo, buono a nulla. Viene de è definito bergolo, cioè chiacchierone, venezian bugiardo. Viene pa fatto parlare come, diciamo, nel dialetto veneziano, comunque nella cadenza veneziana. Quindi, diciamo, la descrizione di Chichibio è una descrizione fatta di epiteti e risulta anche un po' come una macchietta. Poi ecco, abbiamo detto la protagonista è la parola all'arte, la parola ben utilizzata. Se un personaggio sa utilizzare bene la parola, quindi in questo caso una botta di spizzo, riesce a uscire da una situazione imprevista e di difficoltà. Anche se in questo caso la battuta non è frutto di astuzia e intelligenza, bensì è la paura. La paura di subire una punizione porta, senza, in maniera irrazionale, perché Chichibio non si rende conto di come abbia fatto, però la paura ti aiuta a trovare le parole e quindi a farti uscire, diciamo, da questa situazione di difficoltà. Quindi in questo caso l'arte della parola, però non dovuta all'intelligenza, ma provocata dalla paura.
alla fine ecco il potere della risata. Il potere della risata che porta al temporale annullamento delle disparità sociali. Ridono insieme i due protagonisti, quindi Corrado e Kikibio, e dimenticano di essere due ceti sociali differenti. Questo è il potere della risata, che ci fa dimenticare anche situazioni, diciamo, disagiate, come per esempio quella che stiamo vivendo adesso con questo coronavirus. La risata ci fa dimenticare un momento di tristezza, in questo caso annulla anche le disparità e le differenze sociali.